Un solo grido forte pronunciato all'unisono dai 180 nuovi poliziotti, di cui 22 donne. Dopo un corso di 9 mesi nella scuola allievi agenti di polizia Giulio Rivera di Campobasso, hanno giurato fedeltà alla bandiera e alla Costituzione e iniziato il loro cammino al servizio dei cittadini, emozionati davanti ai familiari e alle autorità, ma fieri di indossare la divisa. Il vostro sarà un lavoro da affrontare con equilibrio per garantire sicurezza e solidarietà, ha detto il direttore della scuola allievi Rivera, Maria Bruna Olivieri, rivolgendosi ai giovani poliziotti schierati. Sarete cittadini tra i cittadini e punto di riferimento per la gente. La vostra divisa non è solo un abito. È un abito di vita, perché il nostro è un lavoro che sicuramente si fa con tutta l'anima e che condiziona il nostro vivere quotidiano in senso positivo, perché crediamo nei valori che rappresentiamo. Tra il fare e l'essere ci possono essere differenze. Noi ci auguriamo che i nostri giovani futuri poliziotti, comunque già agenti in prova, sappiano coniugare al meglio il fare con l'essere. La divisa, ha detto invece il direttore generale centrale per le specialità di polizia Roberto Sgalla, non è uno strumento di potere ma di servizio. Oggi c'è grande bisogno di sicurezza e il poliziotto, per assicurarla, deve avere un'alta dose di un valore, tra gli altri l'umanità. È fondamentale che abbia umanità, che vuol dire appunto sapere incontrare la gente, saperla accogliere, saper capire i bisogni della gente, quelli anche magari inespressi, quelli che vengono percepiti, qual è il tema della sicurezza. Credo che queste qualità oggi sono indispensabili. Una cerimonia durante la quale sono stati anche premiati gli allievi che si sono distinti durante il corso. Il questore Raffaele Pagano così ha sottolineato l'importanza di questa giornata e di questo giuramento, non solo per la polizia ma per la comunità locale. Con il giuramento di oggi si corona tutta un'attività di polizia da parte della scuola di polizia, che ha l'onore di stare in questa gloriosa e bellissima città. Oggi è una partenza per questi giovani ed è il futuro della polizia e di tutta la comunità di Campobasso.